Perché lo scoop di questa mattina alla stampa cambia il senso della giornata politica che nel pomeriggio aspettava la sentenza della Consulta proprio su il ricorso presentato da Autostrade. Ludovica Ciriello. Sì, esatto, Francesco, sulla stampa Roberto Sculli, questa è la firma, riporta questa lettera decisiva del mittente Ministero delle Infrastrutture al commissario Bucci, in cui si dice che l'unico modo per consentire un'immediata riapertura del ponte è affidarlo appunto alla società Benetton. Chiaramente, intanto la ministra De Micheli ha confermato questa notizia questa mattina a Radio 24 e immediata è stata la reazione anche di Matteo Salvini che ha subito attaccato il Movimento 5 Stelle dicendo confermata la concessione ad Autostrade, cosa non si fa per salvare una poltrona, sono bugiardi e ridicoli, riferendosi appunto ai Allora, grillini.